Allora ci avviamo alla conclusione e brevemente mettiamo a fuoco dunque quello che stavamo dicendo prima, la radicalità di Leibniz in tutto questo sistema grandioso delle monadi, dei loro rapporti, di come l'uomo conosca, delle verità che l'uomo conosce, eccetera, 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 è retto da quella che è la domanda più radicale che il pensiero abbia mai posto sulla realtà. E cioè, perché c'è l'essere piuttosto che il nulla? Una domanda che ha posto per la prima volta Leibniz, che è molto importante perché un autorevole interprete della storia del pensiero, Giovanni Reale, ha sottolineato la radicalità di questa domanda e soprattutto ha messo in evidenza come i greci, che sono stati i primi grandi filosofi della storia del pensiero, avessero messo a fuoco la domanda su che cosa sia l'essere. Ma all'interno del mondo greco non poteva mai essere possibile la domanda che si pone Leibniz, cioè non semplicemente che cosa è l'essere, ma perché c'è l'essere e non il nulla. E sempre questo autorevole studioso Giovanni Reale dice che questa domanda è possibile per l'avvento del cristianesimo e in generale l'avvento del concetto biblico di creazione, per cui c'è un Dio che crea il mondo dal nulla. Allora, solo in questo orizzonte del pensiero può nascere questa domanda abissale che Kant chiamava il baratro della ragione, cioè quella domanda in cui la ragione ha il suo baratro, il suo abisso, ovvero perché c'è l'essere e non il nulla? E Leibniz ha risposto fermandosi davanti a questo baratro in qualche modo e dicendo che è Dio la ragione sufficiente dell'essere. Perché c'è l'essere piuttosto che il nulla? Perché c'è Dio. Dio è la ragione sufficiente a spiegare il perché dell'essere piuttosto che il nulla. Terminiamo dicendo un'ultima cosa. Abbiamo detto che i mondi possibili, vi ricordate, sono tanti per Leibniz. Tuttavia, Dio ha creato un mondo, che è quello che noi conosciamo, un mondo che porta all'esistenza di Dio solo un mondo. E allora la domanda sorge spontanea. Se i mondi possibili sono infiniti, perché Dio porta all'esistenza questo mondo? Perché, dice Leibniz, questo è il migliore dei mondi possibili. Dio è perfetto e dunque tra i mondi possibili ha scelto, ha portato all'esistenza il migliore. Tra le idee dei mondi possibili ha fatto esistere il migliore. Ora, questa teoria è stata molto discussa, anche criticata da alcuni intellettuali contemporanei, anche successivi a Leibniz, perché è stata vista come una dottrina banalmente ottimistica. Ma come può essere questo il migliore dei mondi possibili? Come può Leibniz cadere in questo ingenuo ottimismo, secondo cui questo è il migliore dei mondi possibili? Ma come fa a non capire lui, ingegno profondissimo, la banalità e l'assurdità di questa affermazione? Tra i filosofi che di più hanno criticato questa teoria leibniziana c'è sicuramente Voltaire, grande illuminista francese di cui abbiamo già parlato. In particolare vi raccomando la lettura del suo Candide, del suo Candido, un romanzo straordinariamente vivo, ironico, ma anche profondo, che riflette sulla assurdità di certe cose che accadono, per esempio, ma che soprattutto è una radicale critica all'ottimismo, a quello che Voltaire chiama l'ottimismo leibniziano. Tra le varie vicende che vive Candido, in mezzo alle mille peripezie in cui questo protagonista del romanzo di Voltaire si trova a dover rispondere, in queste mille peripezie, Candido è sempre accompagnato da un suo precettore, Pangloss. Pangloss è un precettore filosofo che si ispira a Leibniz e per cui, nonostante tutte le tragedie che accadono a Candide, sono talmente gravi da essere poi comiche e ironiche. Ecco, in mezzo a tutte queste tragedie, Pangloss comunque rimane fermo nella sua teoria del migliore dei mondi possibili. E
risultando assai comico. Ecco, quindi Voltaire fu uno dei più radicali critici di questa visione leibniziana, secondo cui questo è il migliore dei mondi possibili, e questa teoria è stata scambiata per ottimismo. In realtà, come vedremo la prossima volta, è una teoria molto più profonda di quello che possa sembrare a prima vista. Ovviamente Leibniz è profondamente consapevole, in pochi come lui, del male che è presente nel mondo. Ma Leibniz non parlò di un mondo privo di male, ma parla di questo presente come il migliore dei mondi possibili, quello con meno presenza di male, qui la presenza del male è minore rispetto agli altri possibili, perché Dio, appunto, essendo buono ed essendo perfetto, non può che portare all'esistenza il mondo con meno male possibile. La prossima volta dovremo capire, detto questo, come si può conciliare questa dottrina e con la presenza del male in generale, ma anche con la libertà dell'uomo. Se Dio porta all'esistenza questo mondo, è perché sa, nella sua onnipotenza e onniscienza, questo mondo è quello, dicevamo, con il minor male possibile. Ma questo significa che Dio, appunto, conosce tutto di questo mondo, il passato, il presente e il futuro. E se Dio conosce tutto di questo mondo, com'è possibile la libertà dell'uomo? Se tutto quello che succede e succederà, Dio lo conosce, che spazio c'è per la nostra libertà? Vedremo che Leibniz rifletterà su questo a partire da uno dei temi e dei problemi classici della religione cristiana. Se Dio ha creato il migliore dei mondi possibili, perché Giuda ha tradito Cristo? Era veramente necessario il tradimento di Giuda? E se era necessario, e dato che Dio lo conosce, è un male necessario. Quello di Giuda è un peccato? Era veramente libero Giuda di non commettere questo peccato? Quindi vedremo la prossima volta come Leibniz tenta di risolvere questo problema, cioè di tenere insieme l'idea del migliore dei mondi possibili e quindi l'onniscienza di Dio con la libertà dell'uomo. Ma per adesso direi che ci fermiamo qua. La lezione è stata molto intensa, mi raccomando, se ci fossero dei bisogni di chiarimenti, sapete come contattarmi. E sapete come rivolgermi le vostre domande. Per adesso io vi saluto e vi rimando alla nostra prossima lezione.